Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Ma buongiorno Luca Chiavaroli, buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Presidente? Io sto benissimo, come sempre emozionato da questo programma. Lo so bene. Benvenuti, sono le 11.02, sempre in perfetto orario. Sì, ma noi siamo puntualissimi. Puntualissimi. Con me Luca Chiavaroli anche questo sabato, al posto del capitano. E davanti a me il Presidente, Lorenzo D'Andrea. Buongiorno Luca. Buongiorno. Allora, oggi terza puntata, perché nelle prime due abbiamo parlato di... Siamo già arrivati alla terza puntata, stiamo facendo un excursus generale un po' che si occupa della malattia. Siamo partiti dalle origini, un po' dalla storia di questa malattia, fino ad arrivare ai sintomi e le varie testimonianze che sono state, devo dire, è stata quella di settimana scorsa, è stata una puntata fantastica. Bellissima, veramente emozionante. Oggi invece affrontiamo il tema della diagnosi della SLA. Perché dai sintomi, da tutte le testimonianze che abbiamo raccolto, sicuramente la diagnosi è una fase cruciale, ma che arriva molto dopo i primi sintomi, perché non si sospetta mai, ovviamente, di avere la SLA. Certo, ovviamente, poi andremo pian piano ad approfondire meglio tutta la question. Quindi quali sono gli esami, quali sono le consulenze da svolgere. L'esordio della malattia, insomma, un pochettino tutto. Bravo, un pochettino di tutto. Avremo ospite chi? È il dottor Nilo Riva, ovviamente. Dottor Nilo Riva, che è praticamente un neurologo, ma è anche un ricercatore dell'ospedale del San Raffaele di Milano. Eh sì, hai detto bene, un grandissimo ospite quest'oggi. Perfetto, noi partiamo subito e lo facciamo con Luca Carboni. La mia città. Pescara? Eh sì. La mia città, la nostra città, quella di Pescara, da cui stiamo trasmettendo quest'oggi, sempre in diretta su Radio Isav. Buongiorno Luca. Buongiorno, Presidente, una città che ci regala tantissime emozioni, come al solito. Come vero? Quella delle riaperture del mare. Eh sì, che bello. Che ci saranno tra poco. Che poi uno dice, l'Abruzzo è una città. E l'Abruzzo è una regione incredibile, dove abbiamo mare e montagna vicinissimi, a 2 ore di distanza, insomma, e non da poco. Devo dire straordinario. Ne andiamo fieri. Va bene, allora stiamo parlando di diagnosi, voglio fare un passo indietro perché sabato scorso una nostra ascoltatrice, addirittura da Padova, ci ha inviato una mail per raccontarci la sua esperienza sui sintomi. E anche lei, la signora Gava, che salutiamo e sicuramente anche oggi all'ascolto, ha iniziato ad avere i primi sintomi nel luglio del 2018. Sì. Aveva 65 anni, ha avuto cadute varie, fino a una sera che davanti a un albergo con il deambulatore ha perso l'equilibrio e ha avuto 6 punti in testa addirittura. Praticamente ad oggi non cammina più, improvvisamente nel 2020 è scivolata dalle braccia del marito. Da allora è completamente non autosufficiente, praticamente sta facendo la NIV per la notte. Sì. Cioè, per chi non lo sapesse, la NIV è la maschera che aiuta alla ventilazione notturna. Ora, sì, giustamente ci fa sapere che non riesce più a parlare al telefono e andate in comune e ha firmato il modulo DAT. DAT sono le disposizioni anticipate di trattamento, di cui parleremo nelle prossime puntate anche con il nostro avvocato Dario Antonacci. Certo, andremo ad approfondire un pochettino anche tutti questi altri aspetti un pochettino più burocratici, diciamo. Perfetto, allora entriamo nell'argomento di oggi, lo facciamo con una premessa che è quella di come questa malattia fa il suo esordio. E ci sono due modi, cioè quella spinale e bulbare. Eh sì, proprio così, quella spinale, diciamo, è quella nella quale vengono compromessi i motoneuroni del midollo spinale. Infatti questa forma interessa circa i 2/3 dei pazienti con la SLA e si presenta con dei sintomi legati alla debolezza muscolare e l'atrofia focale, in cui i sintomi iniziali possono essere distali o prossimali degli arti superiori e inferiori. Infatti a poco questi arti possono sviluppare spasticità che poi colpiscono l'abilità manuale e la cosiddetta andatura. Ok, questo era l'esordio spinale, io invece parlerò dell'esordio bulbare.
ci sono dei casi in cui la lesione è legata ai motoneuroni del tronco cerebrale bulbare, e questo è il caso di un terzo dei pazienti SLA. In tal caso la malattia presenta disartria e disfagia per solidi o liquidi, e dei sintomi agli arti, nella stragrande maggioranza dei casi, si verificano entro i primi 2 anni. Tuttavia, questa distinzione di carattere clinico, utile per definire la comparsa della malattia, non appare sempre così netta nell'evoluzione della stessa, in quanto le due forme possono addirittura sovrapporsi. Sì. Come abbiamo sempre detto, questa è una malattia molto soggettiva, cioè che ha, anche nelle puntate precedenti abbiamo detto che ha dei sintomi diversi da paziente a paziente. Eh sì, hai detto bene, infatti la progressione clinica, così come i sintomi di esordio e la gravità, possono variare notevolmente da un paziente all'altro, proprio perché possono essere diversi i muscoli colpiti. Sì, può essere diversa anche la velocità del peggioramento e l'entità della paralisi. Eh sì, hai detto bene. Ok, perfetto. Nel prossimo intervento invece andremo a chiarire quali sono gli esami fondamentali per far sì che una persona capisca purtroppo di aver contratto la malattia. Ora invece ci ascoltiamo una canzone stupenda, Francesco De Gregori, che bello, con Rimmel. Rimmel di Francesco De Gregori qui su Radio ISAV. Devo dire che abbiamo una musica veramente stupenda. Che bella! Piace. E diverte. Questo è Radio ISAV. Allora, ricordo a tutti i radioascoltatori che possono scriverci al 371-48-14966. Fateci sapere ovviamente le vostre testimonianze, qualsiasi cosa, qualsiasi messaggio, un saluto. Fateci sì. sentire la vostra presenza. E soprattutto ci piacerebbe avere la curiosità di sapere dove avete ricevuto la diagnosi e che tipo di diagnosi e esame strumentale avete fatto. Eh sì, è molto importante questo. È importante perché poi ne parleremo intorno alle 11.50 con il dottor Nilo Riva, sì. ripeto, neurologo dell'ospedale San Raffaele di Milano. Bravissimo, ok. Allora, noi entriamo nel vivo dell'argomento, caro Luca Chiavaroli, e lo facciamo con parlando di quali sono gli esami da svolgere per diagnosticare una SLA. Pur partendo dal presupposto che non esiste un esame specifico con elevata accuratezza diagnostica e prognostica. Eh sì, questo purtroppo è un dato di fatto. È un dato di fatto. Allora, l'esame diagnostico principe per diagnosticare una SLA è sicuramente l'elettromiografia, che permette la valutazione delle funzionalità dei nervi e dei muscoli periferici. Sì, poi abbiamo la risonanza magnetica nucleare, in particolare per lo studio del sistema piramidale, la PET, la tomografia, ovvero la tomografia ad emissione di positroni, che in realtà però non è sempre necessario, e consente di studiare il metabolismo funzionale delle diverse aree cerebrali. Poi sì, ci sono anche gli esami del sangue, che sono praticamente degli esami per escludere altre malattie infiammatorie, infettive del sangue, tumorali o della tiroide o autoimmunitarie. C'è la puntura lombare, che non è sempre necessaria per escludere altre malattie neurologiche. E poi? Ed infine abbiamo, in casi piuttosto rari, la biopsia del muscolo e del nervo per chiarire diciamo la diagnosi in casi atipici. Ovviamente questa è una panoramica che abbiamo fatto noi sulla base dell'esperienza dei nostri pazienti, certo. Fatta sui nostri pazienti, ma anche con mio padre, perché all'epoca fu diagnosticata a lui una SLA tramite un'elettromiografia all'ospedale di Chieti, dove c'era ancora il bravissimo dottore primario all'epoca, il dottor Uncini, con la Capasso, che era una specializzanda del dottor Uncini. Sono passati tanti anni e oggi abbiamo la Capasso come medico specialista all'ospedale di Chieti. Di tutto questo ne parleremo anche con il dottor Riva, se ci sono dei nuovi esami da effettuare per rendere la diagnosi più precoce ed efficace. E questo lo faremo sempre alle 11.50. Eh sì. Ora invece ci ascoltiamo un gran pezzo di Irene Grandi, che è... Buon compleanno! Oggi è il tuo compleanno? No, è lontano il mio, dicembre. Estate, Luca Chiavaroli. È quella che si avvicina, quella che si sta avvicinando, eh?
Sì, siamo contenti di questo. Sì. Io amo l'estate, non so tu, ma io potesse non finire mai. Potesse non finire mai, veramente. Allora, 11:25, sempre in diretta su Radio Isav, perché Radio Isav è... è bella! Piace? E diverte! Ok, perfetto, mi sono cadute anche le cuffie. Allora... sei emozionato. Mi sono emozionato, ok, ok. Allora, stiamo parlando degli esami per diagnosticare la SLA. Nello specifico ora parleremo dell'esame principe, che è l'elettromiografia. Eh sì, l'esame principe, come hai detto tu, si divide in due parti. Una prima parte, l'elettroneurografia, si misura la velocità di conduzione di uno stimolo elettrico lungo il nervo. Poi si valuta l'ampiezza del potenziale elettrico evocato e la latenza distale attraverso la stimolazione elettrica del nervo con uno stimolatore superficiale posizionato proprio sul nervo e la registrazione del potenziale elettrico evocato per mezzo di elettrodi superficiali posizionati sul muscolo. Sì, questa sembra, è la... sembra molto difficile, in realtà poi non è così complicata. Sì, infatti è complicata. Semplice. Nella seconda parte invece si inserisce un elettrodo ad ago, ago sottile inserito nei muscoli, prima a riposo e in un secondo tempo durante la contrazione minima del muscolo, infine alla massima contrazione. Questa seconda parte indica la presenza di attività elettrica spontanea, quindi segno di denervazione, l'ampiezza e la durata dei potenziali elettrici muscolari, il numero di unità motorie attivate al massimo sforzo, e questo che cosa ci indica? Che un numero di unità motorie attivate ridotto è indice di sofferenza del nervo, mentre un numero di unità motorie precocemente attivate è indice di sofferenza del muscolo. Ovviamente, la durata dell'esame, parliamo di 15-30 minuti al massimo, e ovviamente il tempo dipende dall'eventuale patologia che si vuole riscontrare, perché come abbiamo detto non è un esame che vale solo per la SLA, l'elettromiografia serve anche per altre malattie. Beh, come abbiamo detto anche prima, non ci sono esami specifici solo per la SLA. Ma ci sono diversi esami a cui poi si può arrivare ad una conclusione. Bravissimo, anche perché la dottoressa Ferri, come ha detto bene nel convegno due sabati fa, diagnosticare la SLA vuol dire avere una diagnosi di esclusione rispetto ad altre patologie. Questo esame dell'elettromiografia i nostri pazienti la conoscono benissimo, perché magari tutti, tutti l'hanno fatto. Io in prima persona ne ho fatti due, sembra una cosa da un ragazzo giovane... forse inedita, però dopo aver vissuto 11 anni di malattia con mio padre e con l'associazione aver affrontato più di 100 casi pazienti SLA, il mio pensiero è un po' fisso e ricorrente. Eh sì, ma tu c'è stato un motivo specifico per il quale hai fatto questo esame? Sì, perché ogni tanto mi autoconvincevo di avere dei sintomi. Addirittura. Sì, per esempio un giorno stavo andando a Teramo per accompagnare una nostra paziente a una visita alla ASL di Teramo con la commissione per valutare il grado di invalidità della paziente, e fermo in un autogrill praticamente ho iniziato ad avere fascicolazioni, e più ci pensavo e più avevo fascicolazioni. È una cosa assurda, il potere della mente. Eh sì, in realtà poi si è scoperto che era tutta una cosa psicologica, no? Per fortuna la dottoressa Capasso, alla seconda volta che sono andato, mi ha detto: non ti far vedere più perché non hai niente. Meno male. Però quel giorno devi pensare che avevo talmente tante fascicolazioni che io porto sempre il pranzo da sport, mangio in giro, autogrill. Lo so bene, ti conosco bene. Dappertutto, non riuscivo. Perché il presidente, dobbiamo dirlo, è una persona che ci tiene alla linea. No, va bene. Non è per questo, è per non andarmi ad intossicare nei classici self-service. Proprio per questo, no? E quindi ci tieni per questo e te lo porti da casa. Tu pensa, quel giorno avevo talmente tante fascicolazioni che non riuscivo a tenere la forchetta in mano. Addirittura. Sì, non sono riuscito a mangiare. Mi ero concentrato così. Perché poi così. Ti è venuta l'ansia e sì. Quindi... avevo ansia e l'ho avuta fino a quando le due settimane dopo non sono tornato a farmi un'elettromiografia. Eh sì, ma parliamo di quanto tempo fa più o meno? Parliamo di un annetto e mezzo fa.
Ok, ok, questa è una mia piccola esperienza. Eh sì, no, ma è sempre molto importante comunque, secondo me, raccontare la propria esperienza. E poi nel tuo caso, in cui tu ti occupi di questa malattia da quattro anni con l'associazione, poi tutta l'esperienza con il tuo papà. Sì, quindi sono quasi 16 anni. Eh sì. Sono quasi 16 anni. Nel prossimo intervento parleremo di PET. Eh sì, hai detto intanto bene. Ci ascoltiamo questo ragazzo dalla barba lunga, Zucchero, e anche i capelli, a differenza vostra poi dico chi. Donne di Zucchero. Ma quanto ci piace Zucchero, questa bellissima musica italiana, no? Sì, noi siamo musica italiana, nel mio programma. Perché poi c'è qualcuno che invece dal lunedì al venerdì... Sì, ricordiamo anche l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 con me, il sottoscritto che diventa Mannaro quel giorno, e con Emiliano Laputec per chi suona la campana. A proposito di pelati, quindi io qui vengo a portare non solo Mondo Sla, ma anche capelli. Anche capelli, cuoio capelluto, come direbbe il nostro capitano che oggi salutiamo. Sì. Allora, abbiamo parlato di elettromiografia, parliamo di PET. Sì, parliamo di PET, un esame che si basa sulla somministrazione di radiofarmaci, che sono caratterizzati dall'emissione di particelle cosiddette positroni. Le indagini di medicina nucleare, come la PET, prevedono la somministrazione di una piccola quantità di una sostanza, diciamo, radioattiva, perché comunque parliamo di radiofarmaci, al fine di indagare le caratteristiche funzionali degli organi e degli apparati nei quali il radiofarmaco si localizza. Perfetto, dopo essere stato somministrato per via endovenosa, il radiofarmaco si distribuisce nel corpo del paziente, permettendo di ottenere delle immagini diagnostiche interpretate dai medici specialisti. Ricordiamo che l'esame non è pericoloso, la quantità di radioattività iniettata è esigua e la dose del paziente è minore a quella di altri esami che utilizzano radiazioni, come per esempio la classica TAC. Questo ci fa capire che come non sia effettivamente poi così dannosa e invasiva. È invasivo. Se è più invasivo una TAC. Ecco, poi volevo parlare anche della risonanza magnetica nucleare. Sì, la risonanza magnetica nucleare, che è una tecnica diagnostica appunto basata sull'utilizzo di un campo magnetico ed onde elettromagnetiche a radiofrequenza. La cosiddetta risonanza magnetica fornisce immagini dettagliate del corpo umano. Con questa tecnica molte malattie e alterazioni degli organi interni possono essere visualizzate e quindi facilmente diagnosticate. Tramite la risonanza magnetica sono ben visibili tutti i tessuti molli ed è possibile la discriminazione tra tipologie di tessuti, talora non apprezzabile con altre tecniche radiologiche. È un esame innocuo che non utilizza né raggi X né sorgenti radioattive, anche se in alcuni casi può essere considerata potenzialmente dannosa e viene impiegata solo dopo un'attenta valutazione del rischio-beneficio. Ha una durata all'incirca di 30 minuti ed è a discrezione del radiologo, e in relazione alla patologia potrà essere somministrato anche un mezzo di contrasto per via endovenosa. Perfetto, ricordiamo che la risonanza magnetica nucleare si utilizza in particolare per lo studio del sistema piramidale, mentre la PET, come abbiamo già detto prima, consente di studiare il metabolismo funzionale delle diverse aree cerebrali. Poi andremo a vedere, appunto, quando avremo in collegamento noi il dottor Riva, nello specifico l'importanza di queste varie tipologie di esami proprio in relazione alla SLA. Perfetto, allora noi andiamo avanti, anche perché c'è scritto una ragazza da Verona di cui parleremo tra un po' per raccontare la sua esperienza e per salutarla. Edoardo Bernato con Tu vuoi l'America. Che bella canzone. Una canzone stupenda, tra l'altro mi sembra un po' anche Tu vuoi l'America, no? Beh, io la voglio, certo, ma come tutti, no? Tutti quanti la vogliamo. Sei un po' megalomane come gli americani. Addirittura, megalomane, così. Allora, non è così tanto un complimento. Ti senti forte in via delle merci quando sorseggi i tuoi gin tonic. Vabbè, lo sai, quella è il mio colpo, è un punto debole. Il tuo vizietto.
Va bene, torniamo a parlare di cose serie, perché abbiamo parlato di elettromiografia, risonanza, PET. Ora invece parliamo di altri esami. Eh sì, parliamo di un esame che cosiddetta si chiama puntura lombare o rachicentesi, ed è una pratica medico-chirurgica che consiste nella raccolta di un campione di liquido cerebrospinale mediante l'introduzione di un ago tra le vertebre L3, L4 o delle 4 e delle 5. L'obiettivo è quello di raccogliere un campione di liquor per verificare un eventuale processo infettivo infiammatorio a carico del cervello, per accertare o meno la presenza di patologie demielinizzanti, come ad esempio la sclerosi multipla, e per accertare o smentire un eventuale stato epilettico. Quindi questo esame, insomma, ci permette di far molta chiarezza. Perfetto, poi c'è la biopsia del muscolo e del nervo. La biopsia è un prelievo di una parte del tessuto, quindi della cute o del nervo o del muscolo, che viene poi analizzato a scopo diagnostico. La biopsia dei nervi può aiutare a differenziare un danno assonale da una polineuropatia, parola difficilissima, demielinizzante, qualora gli altri test diagnostici non siano stati dirimenti. Bisogna scegliere un nervo che innervi un'area che presenti segni della malattia. L'esame mira a valutare eventuali alterazioni della struttura del nervo ed ad individuare la presenza di infiltrati. Essendo una procedura invasiva, la biopsia del nervo si effettua solamente in casi clinici dubbi o in pazienti con particolari condizioni. Questo sarebbe interessante capire se qualcuno ha fatto questo esame. E io, da come ho letto un pochettino sull'internet, sì, e ho letto che questo esame ultimamente è molto comune, molto utilizzato, soprattutto quella del nervo. Perfetto, allora ci scrive Paola, che salutiamo tantissimo. Paola di Sulmona, la nostra assistita, famiglia eccezionale, devo dire, grande credente, questo in questa malattia aiuta. Ci dice che il dottor Riva, che tra poco avremo ai nostri microfoni, le ha fatto la diagnosi quando nessuno non ancora aveva capito nulla sulla sua patologia. Questo per far capire l'importanza di quando di un medico specialista è specializzato proprio nella malattia. Sì, e tra l'altro anche di un ricercatore, sì, non solo medico neurologo. Giovane, tra l'altro, molto giovane. Sì, giovanissimo. Poi ci scrive anche da Verona Linda, che ci dice che, come confermavamo prima quando parlavamo dei sintomi nella seconda puntata, che questa è una patologia che non colpisce più persone over 50, ma sono tanti casi al di sotto degli under 40. Lei è una ragazza di 33 anni di Verona. A dicembre si è svegliata con gli arti superiori che bruciavano. Poco dopo la sensazione si è trasformata in stanchezza esagerata e ha perso anche tono muscolare all'avambraccio. Ha fatto un RX alla colonna e alla testa, elettromiografia arti superiori e anche agli arti superiori. Da giorni ha anche crampi e fascicolazioni sparse. Tutto negativo, secondo lei. La sua neurologa dice di ripetere l'elettromiografia tra qualche mese per il discorso che ovviamente Linda ha perso tono muscolare. È ovviamente preoccupatissima e moralmente ovviamente, ci chiede se ci consiglia qualcosa. Noi leggeremo e faremo questa domanda proprio al dottor Riva. Assolutamente. Che tra un po' arriverà ai nostri microfoni. Devo dire, da una prima esperienza, qual è la mia esperienza, da un primo sguardo a quello che ci scrive Linda, che sì, potremmo essere purtroppo davanti a un caso sla. Ok, noi ci ascoltiamo invece Claudio Baglioni, prima di avere il dottor Riva con noi, con un capolavoro. Qual è questo capolavoro? Abbiamo tempo. Ma perché oggi le indovini tutte? Sono facili, sono italiane, sono canzoni storiche. Ma questa è Strada Facendo. Bravo. Sempre qui su Radio Isa, in diretta. Alla fine abbiamo scelto anche una canzone straniera, caro Luca, sì, Chiavaroli, vero? Per la felicità del nostro Emiliano, ovviamente. Sì. Che è molto felice di quella. Lei non è Ricci, ovviamente. Lei non è Ricci, ovviamente. Allora, 11:59, come promesso,
Abbiamo ospite il dottor Nilo Riva dell'ospedale San Raffaele di Milano, quindi neurologo e ricercatore, sempre lì all'ospedale San Raffaele di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Grazie a lei per essere intervenuto e per essere, diciamo, il vademecum di questa patologia, perché ovviamente leggo nella sua biografia che le neuroscienze sono la sua passione. Al San Raffaele si è specializzato in neurologia e ha intrapreso il percorso della ricerca frequentando un dottorato in neurologia sperimentale. Oggi coordina un gruppo di ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, quindi la SLA, che definisce una malattia complessa di difficile diagnosi da cui ad oggi purtroppo non si può guarire. Allora, dottore, noi abbiamo parlato delle diverse esami che si possono fare per diagnosticare questa malattia. La domanda è questa, prima di passare alle domande dei nostri radioascoltatori. Il processo di diagnosi è standard? Vorremmo lo fosse, ma purtroppo la diagnosi di queste patologie non è standard, non è uguale per tutti, ovviamente. Già avete detto prima come la patologia può presentarsi in modo veramente differente. E quindi il percorso diagnostico è veramente individualizzato per il singolo malato. Chi ha avuto esperienza, insomma, di questi malati avrà apprezzato l'estrema eterogeneità in cui si possono presentare. I malati possono esordire con qualsiasi disturbo che possa interessare dei movimenti volontari. Chi per esempio può avere difficoltà a camminare, magari ha un problema al piede, un inciampamento, chi ha le mani, chi ha più difficoltà ad articolare le parole. Di solito sono dei disturbi abbastanza ben apprezzabili. Quindi innanzitutto c'è una focalità che è molto differente tra malato e malato. Secondo, non solo, alcuni malati presentano una perdita muscolare, proprio un dimagrimento delle masse muscolari, quindi una perdita di forza, altri più una rigidità, quindi un impaccio nel movimento, altri la combinazione dei due. Quindi estremamente eterogeneo il modo di presentarsi. Spesso esordisce in un punto preciso, ma in modo imprevedibile. Ma non solo, è anche estremamente imprevedibile l'evoluzione della patologia. In alcuni malati passa a coinvolgere altri muscoli in modo abbastanza rapido, in altri invece abbiamo delle forme anche, per fortuna, localizzate, dei fenotipi un pochettino più blandi, che rimangono a lungo. Quindi effettivamente i malati passano un periodo di diagnosi che può a volte essere estremamente lungo. Magari inizialmente fanno degli accertamenti in ambito ortopedico, per esempio. Magari tutto il primo sintomo nasce da una slogatura di caviglia, cosiddetta un inciampamento, e magari effettivamente cominciano una serie di accertamenti. Quindi estremamente importante, uno, il sospetto. Due, guidare un percorso diagnostico che va un po' individualizzato sul singolo malato ed è, come già ho sentito dire, alla fine una diagnosi di esclusione. Quindi purtroppo non abbiamo un percorso diagnostico così standard in cui ci si presenta un malato e automaticamente gli mettiamo una piccola lista di esami standard e senza pensarci molto. No, è una diagnosi che richiede un'attentissima valutazione del malato. Perfetto, dottore, ma ci sono nuovi studi per una diagnosi più veloce, più efficace, più precoce? Ammesso che questa renda il percorso del paziente più leggero, che poi non è. Ma io in ogni caso concordo perfettamente che abbiamo una necessità di sviluppare una diagnosi snella per questi malati. Spero di vedere prossimamente delle terapie che possono anche essere utili a questi ammalati. Quindi è chiaro che quanto prima noi riusciamo a avere una diagnosi, quanto prima possiamo impostare un percorso o terapeutico o comunque di assistenza del malato corretto, senza farlo correre da una parte, da un'altra, da uno specialista all'altra per arrivare a comprendere la natura dei propri disturbi. Ed è ovvio che in questo contesto molto stiamo cercando di fare per raffinare le nostre tecniche diagnostiche. Sicuramente, purtroppo, i motoneuroni non possono essere visti, tra virgolette. Per quanto siano le cellule nervose più grosse che noi abbiamo, hanno una funzione estremamente raffinata e precisa. Immaginate come se voi da Radio ISA voleste aprire una porta a New York, mandate un impulso, la porta si apre. Questo fa il nostro cervello quando vogliamo muovere un piede, e questo è l'ordine di grandezza delle dimensioni. Ovvio che se questo non funziona ce ne accorgiamo molto presto,
ma è talmente piccola la cellula e così raffinata che è difficile visualizzarla. Ciononostante, sono in corso tutta una serie di sviluppi di ricerca anche tecnologica per sviluppare tecniche di imaging, neuroimaging, per esempio risonanze o PET, che possono cercare di vedere veramente i segni che può lasciare, l'imprinting che può dare questa malattia sul nostro cervello. Chiaro che principe è l'esame elettromiografico, ma e di tecniche neurofisiologiche che ci possono vedere non tanto la struttura, ma la funzione di queste cellule. Ma quello che noi vorremmo è chiaramente un'indagine un po' più agile, come può essere un prelievo di sangue. Vorremmo qui vedere, ma sono ancora da sviluppare questi test, dei magari segni di disfunzione di queste cellule che magari si stanno un po' rilasciando, prodotti di degradazione, potremmo dire, che potrebbero essere dosati, ma sono dosaggi molto bassi, quindi dobbiamo sviluppare delle tecniche molto raffinate o comunque individuare dei biomarcatori estremamente specifici. Quindi è ovviamente un campo di grande interesse e di grande sviluppo. Perfetto, dottore. Prima di passare a qualche domanda dei nostri radioascoltatori, io volevo farle una domanda io personale. Ho avuto mio padre con la SLA, ora seguiamo più di 100 pazienti in Abruzzo, negli anni ne abbiamo seguiti anche di più. Avere una strumentazione per fare praticamente per avere una diagnosi più efficace e veloce può portare anche dei vantaggi per quanto riguarda la sperimentazione poi di un farmaco che possa ridurre, rallentare la malattia o addirittura risolverla. Oggi non è ancora così, ma io credo che sia ovviamente uno sforzo che noi tutti dobbiamo fare, perché è evidente, come dicevo prima, che non solo con una diagnosi più snella evitiamo diciamo difficoltà e anche spese per i nostri pazienti che a volte vanno in giro per tutta l'Italia per cercare un parere. Però è chiaro che se queste cellule vanno un pochettino a insofferenza o poi anche a degenerare, andare incontro a morte abbastanza selettiva e precoce, quanto prima noi le proteggiamo, quanto meglio sarà. Ecco, questa è una lezione estremamente importante che noi abbiamo appreso. Anche nel campo della staminologia, fino agli anni 2000 noi pensavamo che le cellule staminali fossero un qualcosa che rigenerassero il tessuto, cioè noi comprassimo tra virgolette dei motoneuroni nuovi e li rimettiamo nel nostro sistema. Non è così semplice, quelli che abbiamo dobbiamo noi proteggerli, e se lo facciamo quanto prima tanto meglio essere per il malato. È ovvio che quindi se il malato verrà introdotto in una terapia sperimentale quanto prima sarà tanto meglio, perché potremo meglio apprezzare se vi sia un effetto di quel nuovo farmaco, speriamo che un domani si dimostri tale, e quindi dimostrare che effettivamente abbiamo un vantaggio. Allora, una prima domanda, dottore, è stato veramente perfetto. A parte che quando abbiamo lanciato la locandina, che lei era ospite sul nostro programma di Mondo SLA, sono tantissimi pazienti che ci hanno scritto, addirittura dalla Sicilia, dicendo che lei, vabbè, ha diagnosticato la SLA al marito, che è un grande medico, sia dal punto di vista umano che professionale. Oggi invece c'è scritto una ragazza, praticamente, Linda, che ci scrive da Verona, e ci scrive questo: a dicembre si è svegliata con gli arti superiori che bruciavano, poco dopo la sensazione si è trasformata in stanchezza esagerata e ha perso anche tono muscolare all'avambraccio, ha fatto RX alla colonna e alla testa, elettromiografia arti superiori e da giorno anche crampi e fascicolazioni sparse. Praticamente lei ha una visione, scrive tutto negativo. La mia neurologa dice di ripetere l'elettromiografia tra qualche mese per il discorso che ho perso tono muscolare. Sono ovviamente, lei è ovviamente preoccupatissima. Che cosa può consigliare a questa signora, dottore? In base ai sintomi che ha. Ovviamente comprendo ovviamente la preoccupazione della ascoltatrice che ci segue. Effettivamente dobbiamo non mai scoraggiarci da due punti di vista. Primo, come dicevo, dobbiamo bene inquadrare la patologia. Questo implica non solo etichettare, tra virgolette, o meglio, in modo più sublime, diagnosticare il malato, ma comprendere, questa è una lezione che abbiamo appreso anche noi medici dalla nostra esperienza con i malati, veramente in che sottotipo di malattia noi abbiamo a che fare. Abbiamo detto all'inizio che i malati sono estremamente eterogenei.
si è sempre detto, l'abbiamo appreso sui libri in università, come la SLA sia una malattia. Oggi noi sappiamo che probabilmente stiamo vivendo in un'epoca in cui il concetto stesso di malattia lo stiamo un po' rivisitando. Ci sono effettivamente diversi sottofenotipi. Ed è questa una diagnosi un pochettino più raffinata che dobbiamo noi fare per poter dare un'informazione corretta al paziente. Ovvio che questo tipo di patologie poi si iscrive in un gruppo più ampio di patologie, le patologie neuromuscolari, e quindi il rapporto che è giusto che si instauri tra la persona che ha dei disturbi e il medico che lo sta seguendo deve essere un rapporto estremamente serio, di fiducia, in cui il malato segue tutto un iter ragionato in modo tale da poter escludere, come abbiamo detto, altre patologie o viceversa diagnosticare altre patologie che mimano la stessa, in inglese chiamiamo mimics. Sì. E quindi essere poi precisi, non solo che la patologia è una patologia di questi motoneuroni, ma eventualmente anche quale sottotipo, quale sottoforma questa può rappresentare. Quindi alla signora consiglia comunque di ripetere l'elettromiografia, però andando praticamente a entrare nello specifico. Certo, l'elettromiografia è senz'altro, ma estremamente importante la visita neurologica, Perfetto. proprio la visita del medico. Oggi la diagnosi è ancora clinica, come abbiamo detto prima, non c'è un esame che da solo ti risolve tutto il dubbio diagnostico. Non è come avere una piccola anemia, uno dosa l'emoglobina e dice va bene, io ho 10 di emoglobina e basta. No, non è così, è una diagnosi complessa che vede ancora oggi. In un'epoca pur ipertecnologica, la figura del medico, del neurologo e del rapporto tra medico e paziente è come centrale anche e fin dall'inizio nelle fasi diagnostiche. Quindi seguire sicuramente tutto questo iter, che capisco che possa essere complesso, ma che deve essere poi ragionato e sviluppato. Perfetto, dottore. Noi facciamo un break, poi torniamo con altre domande no dei nostri radioascoltatori e delle domande che io voglio fare a lei sulla sua esperienza e sul perché si è dedicato a queste malattie neurodegenerative come la SLA. E siamo tornati sempre ai microfoni di Radio Isa, ovviamente, sono le 12 e 18 minuti e con noi abbiamo ancora il dottor Nilo Riva, ovviamente. Stiamo parlando di diagnosi. Allora, dottore, ci è arrivata un'altra domanda sul collegamento che c'è tra le malattie infettive e la SLA. Su questo che cosa possiamo dire? Ma questa è una domanda estremamente difficile da rispondere. Abbiamo fondamentalmente due tipi di piani da considerare. Il primo ovviamente è un piano di ricerca. Credo che su questo aspetto noi non possiamo assolutamente affermare che vi sia una relazione tra le patologie di tipo infettivo e l'insorgere della SLA. Questo è quello che noi conosciamo, non vi è nessuna evidenza scientifica che lo provi in modo inequivocabile. È vero anche però che in un ambito prettamente di ricerca, quindi non medico, non clinico, l'ipotesi che possano essere dei fattori ambientali in generale, generalmente considerati, che possono poi contribuire tra i vari fattori a scatenare la malattia, non è escluso che vi possa essere un qualche agente anche eventualmente di questo tipo. Questa era una teoria che era un po' più in voga qualche tempo fa, oggi meno, però sappiamo bene che abbiamo tutta una serie di ipotesi scientifiche che così funzionano, vengono formulate, vengono magari un po' confutate e ritornano magari in modo più arricchito di conoscenza e magari meglio specifiche in una successione. Però per semplificare questo tipo, primo tipo di risposta in ambito di ricerca, la risposta potrebbe essere semplice. Non abbiamo evidenze. La realtà è molto poco più complicata perché capiamo che la ricerca è fatta di quesiti che noi continuamente ci poniamo. Dal punto di vista invece della pratica clinica, è innegabile che uno in una fase diagnostica debbano essere, come si diceva prima, messe in diagnosi differenziale alcune forme di patologie neuromuscolari, anche di infiammazione dei nostri nervi che possono insorgere soprattutto a seguito di alcuni episodi infettivi, che possono anche essere banali, però sono altre patologie.
entrano in diagnosi differenziali. Così come può capitare che un malato, ai noi, durante il suo percorso di malattia, possa avere delle complicanze infettive. Però, ripeto, sono due ambiti molto distinti e, come ho cercato di fare, sono, non sono da confondere. Perfetto, ci scrive un'altra ascoltatrice, dottore, non so se è sua paziente, la signora Adriana, che ha la SLA bulbare e vuole sapere, quello che un po' vogliono sapere tutti, sulle nuove sperimentazioni che si fanno a Milano, se si può ancora accedere. Lei ha la SLA dal 2019, è in buone condizioni e la saluta. Ma ricambio i saluti e li estendo a tutti i malati, i familiari che ci stanno ascoltando. Ovviamente io comprendo che la ricerca rappresenta per tutti noi un elemento di grande speranza. Lo dico tutti noi, dico ovviamente i malati e i loro familiari, ma anche per noi medici che ogni giorno incessantemente cerchiamo di lavorare in ambito di ricerca per comprendere i meccanismi e cercare, alla luce di questa comprensione, nuovi approcci terapeutici. Certo, le sperimentazioni per definizione sono aperte a tutti. Oggi è corretto, è etico che il mondo sia, tra virgolette, per certi aspetti, aperto a tutti e alla collaborazioni nazionali ed internazionali. Quindi sperimentazioni sono in linea di principio generale aperte a tutti e le facciamo quanto più possibile in collaborazione all'interno del paese, all'interno dell'Europa o anche con un respiro più ampio. Chiaro che poi bisogna valutare gli specifici criteri, criteri di inclusione ed esclusione nei vari studi, in modo tale da garantire, uno, la sicurezza dei malati che partecipano a queste sperimentazioni e, due, anche una corretta comprensione dell'azione che eventualmente questo farmaco potrebbe avere. Dottore, le faccio un'altra domanda mia personale che ho sulla base di tutti i pazienti che abbiamo gestito e stiamo gestendo. E ovviamente i familiari sono un po'... Sa, il tema della sperimentazione è un tema un po', come posso dire, oscuro, perché le famiglie ovviamente non ne sanno nulla, e è opinione comune pensare che le sperimentazioni sono poche perché sono pochi i pazienti SLA. Cioè praticamente non c'è un ritorno economico su quella che potrebbe essere, un vero ritorno economico su quella che potrebbe essere l'eventuale cura. Come si risponde a questo, per fare chiarezza? In realtà bisogna stare estremamente aggiornati su questo campo, perché è vero, anche io stesso quando ho cominciato 15-20 anni fa avevamo veramente poco. Oggi abbiamo nel campo delle neuroscienze e in particolar modo nel campo delle patologie neuromuscolari e degenerative, quella SLA, veramente un grandissimo interesse che sta effettivamente fiorendo. Quindi dal mio punto di vista abbiamo, e queste sono le buone notizie, in avvicinarsi molte nuove molecole, molti approcci terapeutici che dovranno essere vagliati appunto dalla ricerca con sperimentazioni adeguate e rigorose, sperando di sviluppare nuove medicine. Ovviamente ci vuole calma. Abbiamo detto che abbiamo nuovi approcci terapeutici, non sono ancora terapie, dovremmo valutare se effettivamente queste saranno efficaci. Però devo dire che questa affermazione non la trovo aggiornata ad oggi, quando vedo con grande interesse e entusiasmo, stiamo partecipando anche noi attivamente, l'affacciarci di un rinnovato interesse per queste patologie che non vedevo effettivamente qualche anno fa. Perfetto, dottore, è stato gentilissimo. Io voglio chiudere con un'ultima domanda, che forse è più una curiosità da parte mia, ma anche di tutte le famiglie e radioascoltatori. Come mai nella sua carriera si è interessato di neuroscienze e poi nello specifico della SLA? Che cos'è quella cosa che le ha fatto scattare questa molla nella sua vita? Ti ringrazio per la domanda, è difficile rispondervi. Già mi avete introdotto bene, io sono sempre stato affascinato dalle neuroscienze, dal sistema nervoso, sul funzionamento. Poi all'interno delle neuroscienze ho recepito un po' quelle che sono le sfide che ti dà questa SLA. Prima da un punto di vista clinico. Questo credo che possa essere, le sfide poste dal punto di vista clinico credo che possano essere ben comprese e condivise da chi o è ammalato o ha parenti ammalati, e queste sono sfide che viviamo noi medici insieme veramente a voi malati. Altrettante sfide sono quelle nel campo delle neuroscienze. Come vi ho detto prima, la patologia ha un rinnovato interesse, oggi siamo in grado di studiarla molto meglio di quanto potevamo fare prima e stiamo cercando di comprenderne i meccanismi.
Questo è un ambito effettivamente per me estremamente affascinante, ma non è un ambito del tutto speculativo. La mia esperienza, ed è questa la cosa un po' che mi ha rinforzato nel cercare di portare avanti questo discorso di medico ricercatore, è effettivamente vedere che questa è un'esigenza supportata dai malati e dai loro familiari. Quindi effettivamente vedere che la tua attività medica collima in qualche modo con l'attività di ricerca scientifica è quello un po' che poi rinforza tutti noi. Quindi è fascino di studiare una patologia da un punto di vista neuroscientifico di cui comprendiamo sempre più, e imprescindibile il supporto e il contributo dei malati, senza il quale ovviamente la ricerca non potrebbe andare avanti. Perfetto, quindi il messaggio comunque è positivo e di speranza, le sperimentazioni ci sono, c'è gente che lavora seriamente per trovare qualcosa per queste persone che purtroppo sono state colpite dal giorno al domani da questa terribile patologia. Sì, è così, solo col contributo di tutti, ognuno per le sue possibilità e capacità e ruolo, è possibile affrontare queste enormi sfide. Perfetto, dottore, io la ringrazio, spero di riaverla qui ai microfoni di Radio ISAV prossimamente per parlare anche solo di sperimentazione. È stato gentilissimo, perfetto, tanti ascoltatori ci stanno scrivendo, hanno apprezzato l'intervento, le auguro buon lavoro e un buon fine settimana. Grazie a voi e grazie a tutti per l'ospitalità, buon fine settimana anche a voi. Salve. Grazie dottore. Brandelli d'estate, vento di pantelleria. La tua canzone preferita. Sì, la mia canzone preferita. Ci scrive il capitano, ma ogni sabato pantelleria, ogni volta. E lo capisco, capitano. Vabbè, ma sulla cultura musicale lo sappiamo, lui è il re. Però non deve stressare i miei gusti. Se io voglio immaginarmi pantelleria, io ogni giorno che vengo qui, ma me la voglio immaginare, me la voglio ascoltare. Ma poi questa volta glielo puoi dire, quando avrai un programma tutto tu il sabato mattina, farai quello che vuoi. Oggi ce l'ho io e quindi faccio pantelleria. E basta. Allora, veramente impeccabile, devo dire perfetto, straordinario. Un momento di confronto, di domande per tutti i pazienti SLA, per le proprie famiglie. Ci avete scritto veramente da tutta Italia. Abbiamo cercato di fare le domande più importanti. Ovviamente abbiamo salutato il dottore a nome di tutti i pazienti e dei familiari. È stato veramente un'intervista da ripetere. Sì, è vero, hai detto bene. Avere un dottore ai nostri microfoni che dia questo un contributo così importante alle famiglie, credo sia fondamentale. Ma poi anche nello sfatare il mito che questa è una patologia che, siccome ci sono pochi casi, c'è poca sperimentazione. No, ma infatti, non è così, e anzi, nelle prossime puntate ne approfondiremo anche meglio questo concetto. Sì, faremo assolutamente due puntate, ce lo siamo ripromessi, sulla sperimentazione. Una con il dottor Riva, un'altra con la dottoressa Ferri e la terza la facciamo con Sabatello Silani. Bene. Ok. Bene. Allora, noi siamo giunti alla fine di questo sabato mattina di Mondo SLA. Spero sia stato un programma di cultura, certo, perché poi, come dico sempre, la SLA di SLA se ne parla e si vede solo entrando a casa dei pazienti o se conosciamo qualcuno che è stato colpito da questa terribile malattia. Non abbiamo reparti di ospedale dove si può andare a vedere come vive un malato di SLA. Sì, è vero, ho detto bene, è un po' una malattia sconosciuta a chi non ne fa parte, non la vive sulla propria pelle, e quindi è veramente un angolo di approfondimento che è fortemente voluto. Ringraziamo Vitalere e Medicasa per averci sostenuto in questo progetto che durerà almeno un anno, certo, almeno, con gli approfondimenti che faremo ogni sabato mattina dalle 11 alle 12.30, e poi ci sarà anche sabato prossimo speciale malattie rare con l'ANFAS di Chieti. Bene, bene, bene. Io ne approfitto per ricordare gli appuntamenti, soprattutto oggi pomeriggio la puntata sarà disponibile in podcast alle 16.30 sul nostro sito YouTube e sulla nostra pagina web iosonoancoravivo.org/radioisav. Ok, ricordiamo anche gli appuntamenti della settimana, dal lunedì al venerdì, perché suona la campana, programma dalle 9 alle 11, ideato e condotto da Emiliano Laputec con il Mannaro che sarei io e poi tutti gli altri appuntamenti che sono sono tantissimi, sono Let's Dance il venerdì dalle 22, il sabato
con Into the Night, sempre alle 22. Poi abbiamo Chuck Sinatra, sempre il sabato, Mondo Sla ovviamente tutte le mattine, Il Profeta il lunedì, il martedì il Colpo Grasso, mercoledì il Prof Santilli, il giovedì la scuola d'inglese, insomma. Le hit più suonate di Radio Isa, sabato e domenica. Vabbè, dobbiamo chiudere perché sennò facciamo domenica per ricordare tutti i programmi. Tra poco vi manderemo anche il palinsesto dove si può visionare tutto quello che facciamo. Quindi un buon sabato, una buona domenica da me e il Mannaro. Il Mannaro. Ciao. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio Isav, Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.